dovessi, io inizierei. Allora, condividi. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questo spazio in cui parleremo di cronodieta, ma più in generale di alimentazione sana ed equilibrata. Quindi oggi parleremo e vedremo come le ultime conoscenze in ambito di crononutrizione hanno permesso effettivamente agli scienziati di poter stabilire degli ulteriori consigli che valgono per la popolazione generale per poterci mantenere in salute tramite l'alimentazione. Io sono il dottor Giuseppe Mazzola, biologo nutrizionista, qui potete vedere la mia mail e il mio cellulare, ma bando ai convenevoli io inizierei. Allora, la dieta mediterranea è il modello dietetico più versatile e riconosciuto dalla comunità scientifica. Di conseguenza, la dieta mediterranea è sicuramente quello che dobbiamo seguire se vogliamo mantenerci in salute. E quella che caratterizza la dieta mediterranea è un consumo di prodotti tipici dell'area del Mediterraneo, associati ad effetti positivi sulla salute cardiovascolare, ma anche un ottimale rapporto fra i micro e i macronutrienti. Quindi, come dice anche l'autorità EFSA, ovvero la principale autorità europea in ambito di nutrizione, la dieta mediterranea, che si basa sul consumo di vegetali, di frutta, ma anche per l'appunto di cereali, e soprattutto integrali, ha degli effetti positivi per la prevenzione di quelle patologie cardiometaboliche, come la sindrome metabolica, o in generale le complicanze cardiovascolari associate alla nutrizione, il controllo del peso e anche i controlli per l'appunto dei valori di glicemia, ma soltanto se la dieta mediterranea viene intesa nella sua accezione più salutistica del termine, ovvero per dieta mediterranea non si intende esclusivamente il consumo di prodotti associati a per l'appunto degli effetti positivi, ma non può prescindere anche dell'equilibrio di questi prodotti che vengono consumati, che in termini tecnici significa che la dieta mediterranea non può prescindere né dal consumo di prodotti ottimali né dall'ottimale rapporto fra questi prodotti. Di conseguenza, anche prodotti salutari come può essere il pesce, come possono essere anche le verdure, se consumati in dosi assolutamente abnormi oppure consumati in modalità non idonee, cotte in modo non idoneo, come ad esempio la frittura, possono invece essere quasi diciamo pericolose, soprattutto se consumate nel lungo periodo per la nostra salute. Di conseguenza, vediamo come in nutrizione l'approccio più efficace non è mai un approccio riduzionista, ma un approccio che tiene in considerazione di tutte quelle indicazioni salutari che fanno capo per l'appunto alla dieta nel suo complesso, ma ancora più in generale per quanto riguarda lo stile di vita adeguato. Quindi tenersi con uno stile di vita attivo, come vedremo nel corso della presentazione, dormire un adeguato numero di ore di sonno e farlo nel modo migliore, quindi lontano da fonti luminose. Consumare una dieta sana ed equilibrata che si basa su un ottimale rapporto di macro e micronutrienti ed anche su un apporto di cibi per l'appunto e di alimenti salutari, tutto nel suo insieme ci permette di avere un effetto significativo sulla prevenzione cardiovascolare e cardiometabolica. Togliere elementi da questo puzzle permette di non, diciamo, porta a una riduzione dell'efficacia. Di conseguenza, la cosa che va sicuramente consigliata a tutti è quello di cercare di adattare il proprio stile di vita il più possibile a tutte quelle che sono le indicazioni che sono valide per la popolazione in generale e non limitarsi soltanto ad un unico elemento. Andiamo a vedere quindi quali sono le basi di una sana alimentazione. Come vi ho detto, esiste un approccio, diciamo, olistico che vede la nutrizione nel suo complesso, come per l'appunto stile di vita sano ed equilibrato. Questo però non significa che non ci siano delle cose che abbiano un'importanza, diciamo, in termini di peso relativo maggiore rispetto ad altre. Quelle che sono le evidenze ormai note da tantissimi anni e sono anche riportate nel sito appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono che quello che fa parte, diciamo, di una dieta equilibrata per gli adulti è il consumo di almeno 400 grammi, ovvero 5 porzioni di frutta e vegetali. La frutta, ricordiamo, che non dovrebbe mai superare le 2-3 porzioni al giorno, perché sennò l'eccessivo intake di fruttosio che deriva da un'assunzione di frutta, diciamo in porzioni superiori a quelle che vi ho appena indicato, può portare effettivamente ad un'aumentata sintesi di trigliceridi. Ma mantenendoci entro le 2-3 porzioni, la frutta è sicuramente un ottimo alimento. Non solo, bisogna anche consumare legumi, bisogna consumare vegetali, bisogna consumare cereali
interi, cioè i cereali cosiddetti integrali, che in inglese vengono definiti whole grain, quelli non processati, non raffinati, e poi ci sono quelli che sono i grandi pilastri della nutrizione, ovvero la riduzione dell'intake degli zuccheri semplici, in particolare al di sotto del 10% delle chilocalorie totali, la riduzione dei grassi saturi, che deve essere al di sotto del 10% delle calorie totali, la riduzione dei grassi insaturi ma trans, quindi quelli ottenuti dai processi di, ad esempio, idrogenazione industriale, che si possono ritrovare in alcuni prodotti come ad esempio le margarine, che dovrebbero assolutamente invece essere evitati, un intake di grassi comunque al di sotto del 30% delle energie totali e anche un controllo della quantità di sale che viene assunto con l'alimentazione. Tenete in considerazione per quest'ultimo punto che il sale è un elemento importantissimo e non è soltanto composto da quello che noi aggiungiamo direttamente all'interno degli alimenti, ma viene anche aggiunto per quanto riguarda le preparazioni industriali, spesso in dosi molto elevate, quindi bisogna stare anche attenti a controllare le dichiarazioni nutrizionali, controllando le quantità di sale che vengono contenute all'interno degli alimenti precotti o preconfezionati. Ancora altre indicazioni valide sono quello di mantenersi su un equilibrio di proteine, carboidrati e grassi come indicati in slide. Tenete comunque in considerazione che sono indicazioni che valgono per la popolazione generale. In alcune situazioni queste indicazioni potrebbero essere diverse, ma per quanto riguarda la popolazione generale adulta, questi sono i valori ottimali. Poi vediamo come c'è importantissimo un rapporto omega 6 omega 3 di 3:1, un apporto di fibra totale che deve essere all'incirca fra i 25 e i 30 grammi al giorno. Notate come anche per la fibra, che solitamente viene ritenuta un nutriente o comunque un componente della dieta positivo, in realtà c'è comunque una dose consigliata al di sopra del quale, soprattutto se si supera ad esempio i 45 grammi, possono insorgere delle problematiche che sia di assorbimento di nutrienti sia a livello appunto di transito dei nutrienti a livello intestinale, e quindi vediamo come anche per la fibra c'è una quantità adeguata da mangiare. È sempre una questione di equilibrio quando si parla di alimentazione. E poi importantissima l'acqua, almeno 2-3 litri di acqua al giorno, che per l'appunto dovrebbero essere bevuti non in grandi porzioni, tutte quante in poche, chiamiamole somministrazioni, ma un sorso, un bicchiere ogni ora, perché l'acqua, oltre ad essere importante per la nostra idratazione, è fondamentale anche per la quantità di calcio che noi dobbiamo assumere. Di conseguenza, per ottimizzare l'intake di calcio e degli altri minerali contenuti nell'acqua e per ottimizzare la nostra idratazione, il consiglio è quello di suddividere l'idratazione appunto ogni 20-30 minuti, meglio o almeno ogni ora, in modo tale da avere per l'appunto un intake ottimale nel tempo giusto di queste importantissime molecole per la nostra salute. Inoltre è fondamentale rispettare le frequenze settimanali di consumo delle fonti, sia da appunto di frutta, verdura e carboidrati, ma anche per quanto riguarda le proteine, che vengono consigliate dalle società di nutrizione internazionali, di nutrizione internazionale e nazionale, come appunto l'OMS, l'EFSA o anche la SINU. Questo inoltre è un piatto tendenzialmente equilibrato. Un altro consiglio base dell'educazione nutrizionale è il famoso piatto di Harvard, che è un piatto che appunto è stato studiato nell'omonima università e che vuole, essere una rappresentazione schematica, semplificativa di quella che dovrebbe essere un pasto, ok? Colazione, pranzo e cena, quindi ci si riferisce a questi momenti pasto, equilibrato. Ogni pasto dovrebbe contenere una fonte di proteine, una fonte di grassi, una fonte di fibra e una fonte di carboidrati, nelle giuste ovviamente proporzioni che dipendono ovviamente da persona a persona. Ad esempio, qui vediamo un piatto tendenzialmente equilibrato, facendo degli altri esempi per capirci, pollo e patate non è un piatto equilibrato. Perché? Perché c'è sì le patate che sono una fonte di carboidrati e il pollo che sono una fonte di proteine. Con un po' di olio extravergine d'oliva abbiamo la fonte di olio, ma manca la fonte di fibra. Quindi per completare questo piatto sarebbe necessario ad esempio aggiungerci delle zucchine o dei pomodorini, e comunque in generale una verdura. Un altro piatto che di per sé non è sufficiente, ad esempio, è la pasta con il pomodoro e il basilico.
dico in questo caso a mancare sono le fonti di proteine. Aggiungendo la stessa pasta un po' di fagioli otteniamo invece un piatto unico completo. Non è importante che sia tutto nello stesso piatto ovviamente, ma è importante che all'interno del momento pasto, fra primo e secondo e in generale fra nel complesso di tutto quello che mangiamo, abbiamo effettivamente un intake di tutte queste fonti importanti. Altra fonte importante ovviamente è l'acqua, che non dovrebbe mai mancare non solo in questi pasti, ma anche in generale, come ho detto poc'anzi, in tutta la giornata. Oltre a queste indicazioni però, noi adesso sappiamo anche che esistono delle diciamo evidenze scientifiche tali che ci permettono di poter dire che quello che una volta consideravamo come poco importante, ovvero cosa mangiare nei vari momenti della giornata, con che frequenza e soprattutto a che orari del giorno, una volta consideravamo questa cosa come di secondo ordine, adesso invece esistono sempre più numerose evidenze in letteratura che ci permettono di dire invece che questo è un fattore importante. Ma per capire bene il contesto dobbiamo incominciare a fare introdurre dei piccoli concetti. Partiamo da che cos'è la crononutrizione. La crononutrizione è un ramo della cronobiologia, che nel suo insieme è quella scienza che studia i bioritmi. I bioritmi sono delle particolari oscillazioni periodiche dei parametri e delle funzioni biologiche degli organismi viventi, che per l'appunto, come vedremo in seguito, ci permettono di adattarci perfettamente all'ambiente esterno. Quelle che c'entrano per l'appunto con il metabolismo, i pasti, la fisiologia e in generale il nostro ritmo circadiano rientrano all'interno della sfera della crononutrizione. Le oscillazioni non sono soltanto, diciamo, un termine che sa indicare un segnale che per l'appunto ha un determinato andamento nel tempo, ma indica proprio un specifico tipo di signaling, di segnali cellulari che sono per l'appunto caratterizzati da un moto che potremmo definire periodico. Quindi abbiamo un moto che va, diciamo, dal basso verso l'alto con una determinata velocità. Immaginatevelo in questo modo per semplificare. Ogni volta che c'è un'oscillazione, ok, da parte dell'oscillatore centrale, quello che potremmo definire il pacemaker biologico, ok, questa oscillazione centrale si connette con altre oscillazioni più periferiche, che sono per l'appunto caratteristiche di alcune cellule e tessuti biologici, e questo moto coordinato ci permette di adattarci perfettamente all'ambiente. L'oscillatore centrale è situato a livello appunto tissutale nel nucleo soprapasmatico ipotalamico situato nell'ipotalamo interiore, e da questo pacemaker biologico, questo oscillatore centrale, ci si connette appunto a tutti gli altri oscillatori periferici, quindi a cellule specifiche situate nei vari distretti corporei, in diversi organi e tessuti, e questo permette quindi una regolazione, ok, di tutto questo sistema che per l'appunto in una certa misura, come vedremo fra poco, è autosufficiente. I bioritmi che senso hanno? Perché esistono? I bioritmi hanno un significato biologico e fisiologico molto preciso, permettono di anticipare per l'appunto quello che sarà uno stimolo ricorrente. Facciamo un esempio: se noi pensiamo all'alimentazione e pensiamo a un piatto che ci piace, inizia automaticamente la secrezione di saliva e di fatto che cosa succede? Che il nostro corpo si adatta in previsione di un imminente pasto, in modo tale da risparmiare energia, che in teoria, diciamo, in biologia evoluzionistica è un aspetto fondamentale, ok? E ci permette anche di ottimizzare i tempi. Nella nostra società di oggi non è così tanto importante quanto tempo ci impieghiamo per digerire un pasto, ma provate a immaginarvi ad esempio un uomo nella savana all'inizio dei tempi. Per lui risparmiare energia nella digestione e digerire in un tempo il più veloce possibile era sicuramente un qualcosa di assolutamente importante. Tanto è vero che l'adattamento al ciclo luce-buio, che come vedremo è uno dei principali segnali che influenzano per l'appunto questo orologio biologico, è uno di quei fattori che in quasi tutte le specie che conosciamo è associato direttamente ad un aumento della fitness. La fitness è un parametro biologico che ci permette di stimare quanto una specie è adatta o meglio all'ambiente, ergo adattarsi al ciclo luce-buio è un fattore che permette di adattarsi, ok, a qualunque contesto biologico, a qualunque ambiente.
La crononutrizione, come dicevo, si basa sui bioritmi, che a loro volta si suddividono in tre tipologie. Ci sono i ritmi ultradiani, che vanno da un millisecondo fino a alcune ore, a un massimo generalmente di 24 ore, ad esempio la frequenza cardiaca o la respirazione. I ritmi circadiani, che durano precisamente 24 ore, come il ciclo sonno-veglia, e i ritmi infradiani, che invece durano al di là delle 24 ore, ad esempio il ciclo mestruale. L'insieme dei bioritmi biologici, ok, nel loro insieme costituiscono quello che è noto come l'orologio biologico, cioè l'insieme di tutte queste oscillazioni che partono dall'oscillatore centrale, si coordinano con quelle periferiche e ci aiutano ad adattarci all'ambiente esterno, nel suo insieme è chiamato orologio biologico. Questi orologi biologici sono quindi associati ai bioritmi circadiani in tutti gli organi e in tutte le cellule somatiche, come abbiamo visto appunto poc'anzi quando parlavamo di oscillatori periferici. A livello proprio molecolare, quello che succede è che quando un segnale, un'oscillazione si attiva o si reprime la trascrizione di determinati geni chiamati clock controlled gene, che a loro volta ha appunto una conseguenza sui nostri metabolismi. La caratteristica fondamentale degli orologi circadiani, come dicevamo prima, è che sono autosufficienti, ovvero non necessitano di segnali esterni per essere generati. Lasciati assolutamente privi di segnali, loro continuerebbero ad andare esattamente secondo il loro moto periodico. Tuttavia, alcuni segnali ambientali, definiti donatori di tempo, tramite appunto un termine tedesco, Zeigeber, si sono dimostrati in grado di influenzare questa oscillazione, queste oscillazioni, rallentandole, accelerandole e in alcuni casi addirittura potenziandone gli effetti. Quali sono i principali fra questi segnali ambientali che giustamente influenzano queste risposte anticipate? Perché se noi avessimo una risposta sempre uniforme, a prescindere dalla varietà di stimoli ambientali, provate a pensare ad esempio alla differenza di luce e di buio che ci può essere fra le stagioni, non riusciremo mai ad adattarci. Quindi è necessario che questi segnali siano in grado di adattarsi a questi segnali ambientali. I principali per l'appunto sono la luce, la temperatura e adesso abbiamo scoperto anche la nutrizione. In particolar modo, la nutrizione e in generale tutti quei segnali che abbiamo visto prima influenzano la secrezione di importanti molecole ormonali come la melatonina, l'ormone della crescita in inglese GH, e il cortisolo, che sono tutti e tre ormoni importantissimi per il controllo sia della nostra composizione corporea, che in generale sono molto implicati nel rischio di sviluppare quelle patologie cardiometaboliche o cardiovascolari che sono appunto legate sia alla nutrizione ma più in generale allo stile di vita corretto. Altri parametri biologici che vengono influenzati sono ad esempio la temperatura corporea o l'escrezione urinaria di sodio e potassio. Andiamo adesso a vedere, al di là delle spiegazioni teoriche, quali evidenze cliniche, quindi su uomo, sono state effettivamente dimostrate. Allora, i primi studi che hanno coinvolto la crononutrizione si concentravano su uno specifico gruppo di persone, che sono per l'appunto i lavoratori notturni, chi lavora di notte. E in questi soggetti è stato visto che appunto la restrizione del sonno porta a un deficit di secrezione di melatonina, che a sua volta può indurre, tramite ovviamente un disturbo del metabolismo fra melatonina, cortisolo e ormone della crescita, a un aumento del rischio di diabete 2, di resistenza insulinica e di obesità. Tant'è vero che sia la luce che la durata del sonno sono fattori importanti che influenzano la resistenza insulinica, ma non solo, influenzano anche il nostro appetito, in particolar modo influenzando altri due ormoni chiamati grelina e leptina. Di conseguenza, la restrizione del sonno, ma anche l'esposizione nel sonno a luce intensa, piuttosto che un sonno di durata inferiore, è direttamente associato a un aumento dell'intake calorico giornaliero, del BMI, del rischio dell'obesità e di diabete di tipo 2. Vedete, ho detto associato, non c'è una diretta correlazione di causa-effetto, perché ovviamente sono fenomeni così complessi che essere analizzati e ricondurre tutto a pochi specifici pathway, pochi specifici segnali, è sicuramente un qualcosa che sarebbe scientificamente inadatto, ma sappiamo che questi fattori sono sicuramente implicati e di conseguenza tenerli in sotto controllo è un aspetto fondamentale anche al di là di quello che mangiamo.
Ed è proprio questo il concetto che si può vedere anche da importantissime meta-analisi come questa, che sono per l'appunto un insieme di studi scientifici che ad oggi costituiscono l'apice delle evidenze scientifiche. Ovviamente al di là, al di sotto dei pareri ufficiali, ma vengono subito al di sotto e quindi sono gli studi scientifici più affidabili. Vedete come queste recenti meta-analisi hanno stimato che ridurre il sonno di un'ora, al di là delle 7-8 ore consigliate, aumenta del 9% la probabilità di diabete di tipo 2 nei soggetti per ogni ora che siede privato. Ovviamente è una stima, però ci fa capire come è importantissimo dormire almeno 7-8 ore, dormire bene e dormire in particolar modo privi da segnali luminosi intensi. Come vedremo successivamente, in particolar modo quelle che sembrano essere molto dannose sono le luci blu, ad esempio le luci degli schermi. Qui vediamo un'altra review sistematica proprio di quest'anno che analizzava come la crononutrizione poteva essere implicata appunto nel management del diabete, e vedete come quello che sembra è che una corretta alimentazione, non solo come abbiamo visto all'inizio della lezione in termini di consumo di quello che effettivamente è consigliato per l'appunto dalle società di nutrizione, ma anche il timing e l'orario per l'appunto, più che l'orario, il timing e che cosa consumiamo nei diversi momenti passo della giornata, possono influenzare per l'appunto la sincronizzazione dei ritmi circadiani, e questo può condurre un aumentato rischio per l'appunto, come vedete nella porzione destra della slide, di diabete di tipo 2, di un alterato controllo appunto della glicemia e a condizioni appunto di obesità. Qui vediamo un'altra slide, sempre tratta da un'importante meta-analisi, in questo caso particolare, su quei lavoratori notturni, in cui si vede come l'effetto per l'appunto del disallineamento dei ritmi circadiani dovuti per l'appunto al loro stile di vita ha un effetto sia cardiovascolare che neurologico, che per l'appunto sulla sintomatologia gastrointestinale e sulla per l'appunto sindrome metabolica. Più che sulla sintomatologia gastrointestinale in modo stretto, proprio sulla sindrome metabolica. E questo ovviamente dipende proprio da quell'equilibrio ormonale che viene alterato per l'appunto da questi segnali. Come vediamo in questo studio di 16 anni, okay, è stato riportato che vi era un rischio maggiore del 27% di malattie coronariche negli uomini che saltavano la colazione e un rischio maggiore nel 55% degli uomini che invece mangiavano a tarda notte di queste complicanze, rispetto ovviamente a coloro che si nutrivano secondo quello che è appunto il canone tradizionale. Vediamo come la scienza oggi incomincia a distinguere fra due tipologie di soggetti, i late eater e gli early eater. I late eater sono coloro che mangiano in, diciamo, orari più serali, gli early eater invece quelli che mangiano principalmente per l'appunto in orari, diciamo, più verso colazione e verso pranzo. Vediamo come a parità di dieta sembra che questi soggetti abbiano maggior livello di insulinemia, un'alterata tolleranza al glucosio, un profilo del cortisolo alterato e una tendenza alla resistenza al calo ponderale. Ovviamente sempre in termini di fattori di rischio, ok? Le prove attuali quindi suggeriscono che l'ora del giorno in cui viene consumato un pasto può influire direttamente sul controllo glicemico, e questo è un aspetto importantissimo, perché le evidenze in letteratura, sempre come sottolineate da questa review importante sul diabete e la crononutrizione, indica che la risposta glicemica prosprandiale, cioè come aumenta il glucosio nel nostro sangue dopo un pasto, ok, è più alta nei pasti notturni rispetto agli individui per l'appunto rispetto al mattino negli individui sani. E inoltre queste evidenze suggeriscono come, ovviamente a livello epidemiologico, ma ricordiamo che unendo tutti i tasselli, queste evidenze hanno un loro significato molto importante, come consumare pasti ricchi in carboidrati con meno grassi all'inizio della giornata ha degli effetti protettivi sullo sviluppo del diabete, mentre al contrario consumare un pasto a basso indice glicemico, indipendentemente dalla dimensione, migliora la risposta glicemica al mattino ma non ha impatto la notte. E questo significa che è importantissimo consumare principalmente le fonti di carboidrati fra la colazione e il pranzo, più che la sera, come vedremo poi alla fine di questa presentazione, in cui vedremo dei consigli finali. Ancora, ridurre i grassi saturi e gli zuccheri a cena è stato associato a una migliore risposta al glucosio.
Ed inoltre vediamo come, seppure con un livello di evidenza inferiore, la frequenza e regolarità, ok, inteso come adattarsi ad uno schema di 3 più 2 piuttosto che almeno 4 momenti passi al giorno, ha un effetto positivo come a livello, diciamo, preventivo. In particolar modo sembra appunto che un'alta frequenza dei pasti, una colazione abbondante, una cena più leggera sia associato ad un più basso BMI. Inoltre sembra anche che, come dicevo prima, che la regolarità nel consumo di pasti, cioè mangiare a un orario simile, sia associato a un migliore effetto termogenico postprandiale e di conseguenza quindi un miglior profilo lipidico e un miglior picco insulinemico. Di conseguenza, sempre tenendoci ovviamente all'interno di quelli che sono tutti gli altri consigli delle società di nutrizione internazionale, è la regolarità dei pasti e il consumo diciamo almeno 4-5 pasti al giorno che ha un effetto maggiore rispetto a un consumo, diciamo, di pasti in orari meno regolari e ovviamente più alterato, ad esempio solo 3 pasti al giorno, addirittura saltando uno dei momenti pasti principali, a parità appunto di impostazione della dieta e di consumo di alimenti più o meno salutari, che ha per l'appunto un effetto sicuramente maggiore, migliore in ambito per l'appunto di prevenzione cardiovascolare e cardiometabolica. Andiamo quindi a trarre dei consigli, per quanto è possibile adesso trarre dei consigli. La colazione dovrebbe apportare tra 20 e 25% delle calorie giornaliere e dovrebbe per lo più essere basata su carboidrati a basso indice glicemico, associato, come abbiamo visto anche all'inizio della lezione, a un intake di fibre. Facciamo un esempio di una colazione buona. Una colazione buona può essere fatta con uno yogurt, ovviamente attenzione agli zuccheri aggiunti nello yogurt, quindi controllate sempre la dichiarazione nutrizionale, soprattutto per quanto riguarda gli yogurt scremati, che non vi abbiano aggiunto tantissimo zucchero dietro. Di conseguenza, uno yogurt scremato con poco zucchero più un po' di frutta, come può essere ad esempio dei frutti di bosco, per fare una cosa anche, diciamo, più golosa, come le fragole o i mirtilli o i lamponi, associati a dei cereali integrali, a una buona quantità di cereali integrali, ok, è sicuramente un'ottima colazione perché apporta tutti i gruppi che abbiamo visto all'inizio, secondo il piatto di Harvard, e compresa all'interno di alimenti che sono tendenzialmente, diciamo, benefici per la salute, e di conseguenza vediamo come questa colazione è sicuramente un'ottima colazione e gustosa. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che non è assolutamente necessario fare dei sacrifici o vivere la dieta come se fosse un sacrificio in virtù appunto di un potenziale effetto salutistico. Quello che la dieta, una dieta equilibrata ha è semplicemente che diciamo è salutare per la nostra salute. Non significa che una dieta salutare sia per forza una dieta meno gustosa o meno saporita. Quindi ricordatevi sempre che non è necessario rinunciare al gusto per seguire un'alimentazione corretta e uno stile di, e più in generale anche seguire uno stile di vita positivo e tutto di guadagnato anche in termini di umore. Vediamo come nella colazione è importante stare attenti al sale, in particolare agli alimenti preconfezionati, quello che effettivamente abbiamo visto all'inizio della presentazione, quando vi parlavo del sale nascosto contenuto all'interno di alcuni alimenti preconfezionati, in particolar modo a colazione bisogna stare molto attenti. Le merende invece possono essere per lo più a base di carboidrati, anche in questo caso a basso indice glicemico, ma forse in virtù di quello che abbiamo visto potrebbe essere meglio fare una merenda un po' più abbondante la mattina e un po' meno abbondante la sera. Il pranzo è il momento in cui dobbiamo assumere il maggiore quantitativo di energie, fra 40 e 45 kcal. Si consiglia il consumo anche in questo caso di carboidrati, per lo più a basso indice glicemico, cereali integrali e verdure, associati però a un'adeguata quantità di proteine e grassi sicuramente maggiore di quella che dovrebbe essere a colazione. E per alcuni soggetti che fanno magari fatica a mantenersi all'interno di quelle dosi giuste, che dovrebbe essere appunto per loro ideale, si consiglia di invertire il classico ordine del galateo, ad esempio tagliare finemente la verdura e mangiare prima quella, perché la verdura ha l'effetto di poter dilatare, soprattutto se finemente tagliata allo stomaco, e la dilatazione dello stomaco dà un senso di sazietà.
Di conseguenza, vediamo come in questi soggetti un ottimo consiglio, senza per forza ricorrere a un aumento delle chilocalorie introdotte aumentando il consumo degli alimenti, ma semplicemente invertendo l'ordine di consumo degli alimenti, può essere un ottimo consiglio per aiutarli a per l'appunto non soffrire così tanto la fame. Ricordando però ovviamente che si tratta sempre di diciamo la sensazione di fame associata ad una dieta, soprattutto in chi deve dimagrire, è una sensazione che cambia nel corso della dieta e sicuramente col tempo, dopo un periodo iniziale che magari potrebbe essere anche un po' più complesso, sicuramente è uno dei parametri che migliora. Andiamo a vedere adesso anche come la cena dovrebbe essere tendenzialmente leggera, circa il 30% delle chilocalorie, e in questo caso è importantissimo assicurare un intake di grassi ottimali, un ottimo intake di proteine e una quantità di carboidrati sicuramente inferiore rispetto a colazione e a pranzo. Come abbiamo visto, delle evidenze maggiori che esistono al momento, questa è una di quelle assolutamente più chiare ormai, ovvero che mangiare a cena un po' meno carboidrati, ma comunque mangiarli rispetto ad esempio a colazione, ha sicuramente un effetto positivo. Ovviamente nel bilancio globale della giornata e più ancora della settimana si deve sempre rimanere all'interno di quelli che sono i consigli per l'appunto validi per la popolazione generale. Ovviamente sempre se non siete seguiti da un professionista che vi indica altrimenti, perché ovviamente qui si sta parlando di dieta in generale, di dieta che si deve fare per tutta la vita. Non si sta parlando di dietoterapie, cioè utilizzare la dieta per raggiungere specifici obiettivi. In quel caso i consigli sono talmente vari che vanno sicuramente visti caso per caso e il mio consiglio è di affidarsi a un professionista serio e con molta esperienza quando si tratta soprattutto di dietoterapie. Per quanto riguarda i suggerimenti relativi alla cena, valgono esattamente gli stessi suggerimenti che abbiamo detto per il pranzo, cioè per quei soggetti che hanno difficoltà a controllarsi a cena, soprattutto per quanto riguarda l'intake calorico, può essere un buon consiglio quello per l'appunto di invertire l'ordine. Prima la verdura, poi eventualmente le proteine, che anch'esse hanno un effetto saziante, e poi sono in seconda istanza i carboidrati. Quello che vedete che non c'è è lo spuntino dopo cena. Infatti, una delle evidenze che sembra essere al momento più accreditate è che bisognerebbe consumare l'ultimo pasto almeno 3 ore prima di andare a dormire. Quello che però sicuramente è sconsigliato, al di là di questo consiglio che comunque mi vede d'accordo, anche se diciamo in questo caso potrebbe essere più una finezza, però quello che sicuramente va evitato è il consumo di alimenti dopo la cena, in particolar modo fonti di carboidrato e in particolar modo fonti di carboidrato ad alto indice glicemico. Questo perché? Perché come abbiamo visto all'inizio della lezione, l'ormone della crescita, che è importantissimo per il mantenimento della nostra massa muscolare, è un ormone in realtà che viene stimolato da un abbassamento della glicemia e quindi un aumento della glicemia che viene indotto dai carboidrati ad alto indice glicemico potrebbe interferire con il naturale appunto bioritmo circadiano di questo importantissimo ormone e questo potrebbe avere un effetto importante di aumento del rischio, soprattutto nel lungo periodo. Una considerazione molto importante prima di concludere. Tutti gli studi di crononutrizione non indicano quantità specifiche nutrienti da consumare. Si tratta di consigli che quindi non esulano mai dalle, diciamo, consigli che vengono suggeriti dall'Organizzazione per l'appunto Mondiale della Sanità e anche dai LARN per la popolazione italiana. Quindi vanno intesi come un perfezionamento di quei consigli dei LARN e appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ricordatevi sempre che in nutrizione l'approccio più importante, l'approccio più efficace è l'approccio olistico, ovvero cercare di seguire tutte queste indicazioni e non incominciare a dire questo è più importante di quest'altro, perché l'alimentazione da sola non è sufficiente. Vi faccio un esempio per capirci: un'alimentazione corretta in una persona che comunque fuma non è sufficiente a compensare il suo aumento di rischio appunto cardiovascolare associato al fumo. Uno stile di vita attivo, come magari uno sportivo che però consuma degli alimenti di una dieta western completamente sbilanciate, non rende la sua attività fisica tale da essere sufficiente per compensare gli effetti negativi della sua alimentazione non bilanciata, è solamente l'insieme di tutti questi fattori che comprendono quindi anche una corretta igiene del sonno e anche una corretta gestione dello stress che è stato effettivamente visto essere efficace. Vorrei citare uno dei più importanti studi per concludere che è stato condotto in nutrizione, un follow-up di 80 anni che ha concluso che
fra tutti i fattori considerati in quello studio in ambito di, per l'appunto, salute e soprattutto longevità, quello che effettivamente era associato in maniera più significativa era la felicità. In che senso? Nel senso di vivere una vita serena, vivere una vita gestendo correttamente lo stress della vita di tutti i giorni, che non può non esserci, ma che deve essere imparato ad essere gestito in modo corretto, e che ovviamente ha un effetto significativo, e lo ha ancora di più nel contesto di uno stile di vita attivo e giusto, di un corretto sonno e di una corretta alimentazione. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, qui vi ripeto la mia mail e il mio cellulare per chiunque volesse contattarmi. Allora, io interromperei la condivisione, uscirei e vediamo se esistono delle domande. Allora, Luca ci dice: buongiorno, una conoscente si sveglia frequentemente nel cuore della notte, si abbuffa con latte e biscotti a cui non riesce a rinunciare. Ecco, questa è sicuramente un'abitudine, per l'appunto, sbagliata. In questi casi il mio consiglio è sicuramente quello di considerare questo come un elemento che si può tranquillamente gestire, ma come un elemento che va gestito con un professionista, contattare il proprio medico di famiglia, chiedere se è necessario fare, appunto, nel mio caso, nel caso specifico, se avere, appunto, un percorso con un professionista della nutrizione, o magari un percorso con altri tipi di professionisti e con altri tipi di clinici, per poter aiutare questa persona a correggere queste sue abitudini. Questo sicuramente è un consiglio che può essere fatto, quantomeno di chiedere al medico di base. Vediamo, buongiorno, è vero che fare una sorta di digiuno, colazione con caffè e uno è un frutto, pranzo e cena, bistecca e insalata, può aiutare a dimagrire? Allora, il punto è questo. Come vi dicevo, tutte queste indicazioni non prescindono mai dal complesso. Il digiuno dipende, nel senso, il fattore principale che conta è ovviamente quante calorie introduciamo. Nessuno ancora è riuscito mai a dimostrare l'inefficacia del secondo principio della termodinamica, e di conseguenza, se noi introduciamo più energia di quello che abbiamo necessità, ingrassiamo; se ne introduciamo di meno, dimagriamo. In questo contesto il digiuno va ovviamente valutato con un professionista, perché è una pratica che esula dalle indicazioni dei LARN e che quindi, se è indicata, deve essere indicata da un professionista, in questo caso direi forse anche di più un medico. Quindi la risposta è tendenzialmente no, dipenderebbe moltissimo dai casi specifici. Ricordatevi che è verissimo che non dobbiamo considerare i nutrienti soltanto come chilocalorie, ma anche come molecole che hanno un effetto, e noi in questa presentazione l'abbiamo visto. Quello che introduciamo col cibo non è soltanto energia, ma sono delle molecole che interagiscono col nostro corpo, interagiscono con il nostro DNA, però questo non significa che i principi della termodinamica non valgano in nutrizione, anzi valgono, e come. Quindi in questo caso specifico, tendenzialmente, se dovessi riferirmi a una popolazione, a una persona generale, l'indicazione è sempre quella di seguire una dieta mediterranea, a prescindere. Per raggiungere specifici obiettivi come il calo di peso, che è appunto un obiettivo, il consiglio può essere quello, per l'appunto, di andare a chiedere a un professionista della salute, che valuterà se nel vostro caso può essere un consiglio giusto oppure no. Affidatevi sempre, per l'appunto, a un professionista della salute, soprattutto se avete intenzione di seguire diete che esulano dalle indicazioni generali. Vi faccio un esempio: la dieta vegetariana, oppure la dieta vegana, oppure se appunto avete intenzione di fare delle scelte alimentari che esulano dalla dieta mediterranea e dalle indicazioni generali delle società di nutrizione. Allora, completo la domanda: ovviamente una volta a settimana. Angela Stivalla, ok, che era sempre la domanda sul digiuno, stesso discorso, va visto con un professionista che farà un'anamnesi completa con tutto quello che riterrà necessario e vi potrà dare una risposta. Se io dovessi parlare a un reference man, cioè una persona generale, ok, l'indicazione è comunque quella di seguire una dieta mediterranea.
Chi lavora a turni a volte la notte, come si deve comportare? Allora, chi lavora a turni la notte sicuramente deve stare attento alla sua corretta igiene del sonno per quanto riesce a farlo. Esistono alcuni studi che vedono come, ad esempio, indossare occhiali da sole al ritorno, soprattutto se al ritorno è già appunto sorto il sole, può avere un effetto positivo, però, come dicevo prima, dato che è una situazione comunque particolare, ovviamente va vista nel suo complesso, anche in questi casi il consiglio è quello di chiedere al medico di famiglia, che vi sarà però sicuramente identificare e dire a chi potersi rivolgere per chiedere come poter gestire, perché anche tutti questi consigli, ricordatevi che le indicazioni per la popolazione generale vengono date proprio perché c'è una mole di dati importantissima che permette di avere un certo livello di ragionevolezza valido per tutti. Uscire da quelle indicazioni, andare alle indicazioni più specifiche, non significa fare delle cose non vere, anzi, alle volte sicura possono essere anche più efficaci delle indicazioni generali, ma non si può prescindere dall'identificazione del fatto che quella pratica, come ad esempio quella che ho appena suggerito, mettere gli occhiali da sole quando si torna la sera, può essere utile in alcuni casi piuttosto che no, e per determinare se è utile o meno non si può prescindere da un'anamnesi che va fatta con un professionista. Potrebbe indicare di nuovo il suo numero di cellulare? Grazie. Allora, certamente, adesso lo copio appunto nell'indicazione generale, comunque ve lo dico, 329-164-0456. Allora, 329, adesso ve lo sto scrivendo, 164, purtroppo ve lo scrivo così perché ho cambiato di recente il numero, quindi ok, 0456. Questo è il mio numero. Allora, se qualcuno ha anche qualche altra domanda o vuole intervenire, diciamo, parlandomi dal vivo, c'è anche la possibilità di farlo. In questo caso magari me lo scrive in questa chat, che io attivo la chat in cui poter parlare uno a uno. Io rimango comunque ancora a disposizione per vedere se esistono delle, per l'appunto, ulteriori domande. Ricordatevi comunque sempre questo. Il principio per cui esistono delle indicazioni generali deriva dal fatto che effettivamente esistono delle pratiche, ok, che sono quelle che abbiamo visto all'inizio della lezione, che sono valide per tutti, ok? Soprattutto nel lungo periodo, ok? Quindi soprattutto per tutta la vita, ok? Ed è anche a livello clinico, vi dico l'esperienza addizionale, molto difficile che sia necessario uscire da questi confini. Ma se pensate che possa essere, diciamo, utile nel vostro caso seguire ad esempio una dieta vegana piuttosto che vegetariana, fate molto prima a chiedere direttamente consigli a un esperto, che vi può consigliare se è indicata per voi, se invece non è indicata per voi, e anche al di là del fatto che sia più o meno indicata, se ve lo potete permettere o meno. Quello che vale sono le indicazioni che vi ho fatto vedere. Quelle valgono per tutti a prescindere per quanto riguarda la dieta nel lungo periodo. Se poi bisogna fare invece una dietoterapia, cioè usare la dieta per raggiungere specifici obiettivi, vi faccio un esempio: la dieta in un soggetto diabetico per il controllo della glicemia, la dieta in un soggetto in sovrappeso per dimagrire, il discorso potrebbe essere diverso, ma quella è la dietoterapia, cioè la dieta usata per fare una vera e propria terapia, raggiungere un obiettivo che può essere il controllo della glicemia, che può essere perdere peso. La dieta invece in generale valgono tutti i consigli che abbiamo visto. Vediamo un po' se ci sono altre domande. Come si deve comportare? Ok, quelle precedenti. Una domanda dal pubblico raccolta nei giorni precedenti all'inizio del forum: se si lavora di notte, come si può fare a livello alimentare per non rischiare problemi di peso o di salute? Allora, partendo dal principio della termodinamica, ok, quindi si ingrassa quando si assume una quantità di energia maggiore rispetto a appunto quello che è il nostro fabbisogno, a quello che consumiamo in generale. Prima cosa da fare, il primo obiettivo è quello di determinare un quantitativo di chilocalorie.
ok? Però questa cosa non è sufficiente da sola, perché le chilocalorie sono come se fosse un'istantanea, ok? Considera il vostro metabolismo, ok, come fisso e costante, ma il vostro metabolismo non è fisso e costante. Una teoria molto diffusa, che si chiama la teoria del thirsty genotype, dice per l'appunto che noi siamo tendenti ad ingrassare perché siamo degli animali che hanno una alta resistenza per l'appunto al digiuno soprattutto, siamo molto bravi a gestire la carenza di cibo e molto poco bravi a gestire l'eccesso di cibo. Quindi il nostro corpo, nel momento in cui percepisce che noi stiamo facendo stiamo introducendo meno chilocalorie, la prima cosa che fa è cercare di correre ai ripari, pensando che per l'appunto sia arrivato quel periodo di magra in cui dobbiamo sopravvivere, perché ovviamente è tarato ancora come se fossimo ancora per l'appunto in natura, e la prima cosa che fa è diminuire il metabolismo. Quindi è per quello che è importante seguire un'alimentazione equilibrata, assumendo la giusta quantità di carboidrati, proteine, lipidi, perché se no conterebbe soltanto per l'appunto l'energia. Quindi il consiglio per queste persone, in generale per tutti coloro che hanno uno stile di vita per lavoro, per altri motivi che si discosta da quello che dovrebbe essere, andare sicuramente da un professionista, perché la dieta non è solo una questione di calorie, si basa sulle calorie, ma non è solo una questione di calorie. Quindi in questo caso sicuramente seguire i consigli intanto che si va dal medico di famiglia o in generale dal clinico per avere un consiglio clinico più preciso, seguire tutti i consigli che abbiamo visto di base, quindi cercare comunque di mantenere un'alimentazione che si avvicina il più possibile alla dieta mediterranea. Ma nel contempo sicuramente contattare il medico e seguire poi le indicazioni che vi darà il medico o il professionista appunto che sia. Vediamo se ci... epigenetica d'oggi, giusto? Buongiorno, ok, questo l'abbiamo già letto. Vediamo se ci siamo persi. No, mi sembra di aver risposto a tutto. Se ci sono ulteriori domande, aspetto magari 1 o 2 minuti, se no io vi ringrazio comunque di tutto. Aspetto comunque 1 o 2 minuti, giusto per vedere se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Nel caso poi per l'appunto andrei. Intanto che arriva una domanda, ci tengo a specificare anche un'altra cosa molto importante. Quando si tratta di alimentazione, ok, come vi ho detto prima, si tratta anche di stile di vita adeguato. Una cosa assolutamente importantissima per tutti è cercare di prendersi cura della propria alimentazione il prima possibile, perché andando a studiare tutte le complicanze che sono legate allo stile di vita e all'alimentazione, mi viene in mente per l'appunto le sindrome metaboliche, il diabete di tipo 2, ma anche la sarcopenia, la fragilità e in generale tutte queste altre situazioni che sono legate, ok, l'insufficienza renale cronica che è legata comunque in una certa misura, chi più chi meno a seconda delle appunto patologie con lo stato di nutrizione, sempre, quasi sempre, si vede come i consigli che si possono dare per quanto riguarda persone già compromesse sono importanti ed hanno un certo tipo di efficacia. Quell'efficacia sarebbe stata molto maggiore se quelle persone avessero fatto una dieta sana ed equilibrata fin da subito. Vi faccio un esempio su tutti: la prevenzione, ad esempio, dell'osteoporosi. Per quanto riguarda l'osteoporosi è una malattia che deriva per l'appunto da una eccessiva demineralizzazione dell'ossea, che appunto il calcio per l'appunto che viene a essere eliminato dalle ossa, e questo succede nel corso del tempo sia naturalmente perché c'è un naturale declino, ma questo declino può essere accelerato o rallentato, e non solo, il picco di massa ossea può essere massimizzato oppure ridotto a seconda dell'alimentazione nel corso di tutta la vita. Quindi l'esempio dell'osteoporosi lo faccio sempre perché fa capire come si tratta di indicazioni per la nostra salute che valgono da sempre. Uno deve fare un'alimentazione corretta per l'osteoporosi quando sta raggiungendo il picco, quindi diciamo in infanzia e in adolescenza, per ottimizzare il picco, in adolescenza e in età adulta nel caso dei maschi, per mantenere il picco al massimo del livello, e dopo comunque deve fare attenzione al calcio per evitare di avere un eccessivo declino. Quindi vedete come, questo è un esempio per farvi capire che
Quando si tratta di alimentazione, quello che conta è la costanza e l'effetto nel lungo periodo e soprattutto non solo l'alimentazione, ripeto, ma le pratiche salutistiche e il corretto sonno e l'attività fisica, che è un elemento fondamentale, sia aerobico che anaerobico. Allora, io vi ringrazio, è stato un piacere e buona giornata e buon proseguimento a tutti.